Bentrovati a tutti cari radioascoltatori, io sono Alessia Ricci della redazione, bentrovati dunque ad una nuova puntata con 5 minuti con la BCC Felsinia. Salutiamo oggi Paolo Piacenti che è responsabile delle filiali di Lizzano in Belvedere e vidiciatico di BCC Felsinia appunto. Ciao Paolo, bentrovato. Buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori. Ti chiedo subito oggi di che cosa vuoi parlarci. Ma oggi, visto il caldo, mi è venuto in mente l'estate, quindi le vacanze. E allora che fare per evitare imprevisti per quel che riguarda l'utilizzo dei mezzi di pagamento elettronici, quindi carte di credito, bancomat? Così ho pensato di elencare una serie di indicazioni per ricordare a tutti le cose più importanti in vista di queste ferie. Molto interessante, sicuramente molto utile, anche perché siamo direi più o meno tutti coinvolti, chi in Italia, chi all'estero. Partiamo proprio da questi consigli che oggi ti va di darci. Magari ti faccio un po' di domande così rendiamo la puntata un po' più interattiva. Che dici? Certo, ecco. Sono d'accordo. Bene, allora ti chiedo subito come prima cosa, cosa ci consigli eventualmente prima di partire per una vacanza? Prima cosa, consultare la banca dove abbiamo il conto. Non tutte le carte infatti sono direttamente attive sia in Italia che all'estero, quindi meglio una controllata prima con la propria banca, perché così non ci troviamo in difficoltà se poi andiamo in qualche posto che sarebbe una cosa molto spiacevole. E quindi, ecco, prima cosa, valutare dove andiamo e se le carte che abbiamo sono abilitate per quel paese. Ecco, tra carte di credito e bancomat, a proposito, lei ha appena citato carte, quale scegliere tra i due? Ecco, premesso appunto che il funzionamento sia abilitato negli stati, e con entrambi è possibile sia pagare che prelevare contante, però per il prelievo le commissioni variano, quindi per la carta di credito sono più alte che quelle col bancomat. Allora un consiglio subito che do è: se dobbiamo prelevare contante, meglio utilizzare il bancomat, e invece la carta utilizziamola per pagare nei negozi, negli alberghi, nei ristoranti. Furto, clonazione o smarrimento? Ecco, sono tre parole che quando uno va in vacanza, insomma, fanno un po' paura. Cosa dobbiamo fare eventualmente? Ecco, consiglio principe: annotarsi il numero verde, perché con quello possiamo bloccare subito la carta. Quindi annotiamoci questo numero, annotiamoci anche magari i numeri della carta di credito e lasciamoli a casa da qualche parente, amico, fidato, figli, genitori, eccetera, in modo che se fossimo nella necessità sappiamo subito reperirli e possiamo subito bloccare la carta in caso di appunto furto o smarrimento. Abbiamo parlato di carte, ma anche sui contanti ci sarebbe, immagino, tanto da dire. Ad esempio, conviene cambiare i contanti all'aeroporto? Ecco, qui quindi siamo all'estero, in paesi magari fuori dall'Unione Europea. Esatto. No, non conviene cambiare contanti all'aeroporto. Conviene, diciamo, perché il cambio utilizzato non è sicuramente vantaggioso rispetto a quelli che possiamo ottenere utilizzando direttamente la carta di credito. Quindi utilizziamo la carta di credito anche per i piccoli pagamenti. Siamo negli Stati Uniti, siamo in India, siamo in Cina, utilizziamola anche per bere il caffè, la carta di credito la accetteranno tranquillamente. Meglio pagare in valuta locale o in euro, sempre pensando di essere all'estero, in paesi fuori certo dall'eurozona? Ecco, in questo caso, se proprio devo scegliere, perché ho un piccolo pagamento da fare, meglio utilizzare la valuta locale, perché pagare in euro in un posto dove gli euro non vengono conosciuti, sicuramente ci andiamo a rimettere a livello di commissioni sul cambio, comunque valutazione del cambio. Quindi in quel caso utilizziamo la valuta locale. Ma come possiamo avere tutto sotto controllo durante un viaggio? Che è fondamentale, e quindi consiglio questo: ormai tutte le banche sono dotate e mettono a disposizione dei clienti delle apposite app per avere sempre la situazione a portata di mano, quindi impariamo ad utilizzarle prima, quando siamo qui in Italia, quindi sin da subito, e questo sarà un grande vantaggio. È anche da dire che è ancora in vigore il vecchio e caro SMS, nel caso ci servisse, almeno utilizziamo quello, e ci avvisa in caso di utilizzo della carta, quindi possiamo vedere subito con un messaggino se la carta viene utilizzata e se non siamo stati noi bloccarla. Ecco, dopo i giorni belli arrivano anche quelli un po' meno belli, ovvero il rientro, le vacanze finiscono, ma i rischi sono finiti con le vacanze oppure no? No, non sono finiti con le vacanze, ecco quindi una cosa importante.
continuiamo a monitorare i nostri conti con attenzione anche dopo che siamo rientrati, perché i malintenzionati sanno bene queste cose e quindi sanno che magari al ritorno pochi controllano o osservano di meno. Invece capita che proprio sono quelli i momenti in cui queste brave persone agiscono e cercano di rubarci i dati e fare addebiti non autorizzati. Quindi mi raccomando, teniamo sotto controllo l'estratto conto della carta, del bancomat anche dopo. Nel caso succeda qualche cosa, informiamo subito la banca e in qualche maniera il problema si risolve, perché sono tutte munite di assicurazioni queste carte. Un'ultimissima domanda, Paolo, che riguarda sì sempre le vacanze, però dei più giovani. Quale carta dare ai figli che magari quest'anno per la prima volta viaggiano da soli? O anche non la prima volta, esatto, insomma. Ecco. Capita frequentemente che i ragazzi magari sono il loro primo viaggio all'estero con gli amici, quindi non danno molta attenzione, anche se sono tutti molto svegli, meglio ricordargli le regole sulla sicurezza, quindi cosa fare per limitare i danni, diciamo, se un figlio è troppo sbadato. La soluzione è la carta prepagata, quindi è uno strumento ormai conosciuto da tutti, però è un'ottima soluzione perché garantisce praticità del bancomat, il vantaggio di avere un plafond limitato, quindi al massimo, diciamo, succeda qualcosa, il rischio è limitato a quello che c'è dentro, e i genitori sono tutelati perché, insomma, evitiamo spese folli. Il consiglio però sempre quello: verifichiamo prima di partire che la carta sia abilitata e accettata nel paese dove dobbiamo andare o dove devono andare i figli. Paolo, grazie allora per essere stato qua con noi, per averci dato questi interessanti spunti. Non ci resta dunque che partire per le vacanze, però grazie ai vostri consigli di BCC Felsinea possiamo partire un po' più tranquilli, perlomeno sicuramente, certo, un po' più preparati, ecco. E se qualcuno ha bisogno, naturalmente le nostre filiali sono a disposizione per anche le domande che possono sorgere prima delle vacanze. Quindi io vi saluto e saluto a tutti con una buona estate. Grazie Paolo, BCC Felsinea si dimostra ancora una volta molto presente sul territorio. Appunto, come ha ricordato Paolo, se avete dubbi chiamate in filiale o andate direttamente in filiale per tutte le domande del caso. Ancora un saluto e alla prossima, ciao. Okay. Un saluto a tutti, ciao. Radio ascoltatori, 5 minuti con la BCC torna la settimana prossima, intanto buon proseguimento con i programmi di Radio Dimensione Musica.